però sei avanti con i lavori te. Sono portato avanti. Sei avanti con i lavori te. Allora, questo signore qua mi ha già detto che lui la sente come se fosse una finale di Champions. Giusto? Ma la sento innanzitutto, ciao, ciao, ciao a te e a tutti i tuoi utenti gobbi e non. La sento così, come una finale di Champions, perché in questo momento, vista com'è la situazione con te, che sicuramente non vincerai lo scudetto, sicuro, e me, che molto probabilmente la direzione è quella, pare che non vincerò lo scudetto. Ma dai, ma no, ascolta. Vabbè, dai, adesso purtroppo io speravo che col Verona al Milan perdesse qualcosa, ma cos'è? La situazione in Italia è bene o male questa, no? Sì, più, senza bene o male. La quella, maglia rossonera con lo stemma della Juve. È quella. Cosa si prova a essere dall'altra parte per una volta? In cui... sai, di solito è il contrario. Com'è? Si prova un gran tiraculo. Tiraculo. Okay. Si prova un gran tiraculo perché la situazione ce l'avevamo in mano noi da gestire. E per una partita sciagurata, lasciamo perdere il mese e mezzo di crisi che abbiamo avuto a gennaio, febbraio, che è stato in concomitanza con un calendario davvero difficile, pieno di big match. Mi ricordo che Roma in Coppa Italia, Milan e Napoli in campionato, le due con il Liverpool. È stato un calendario veramente 20 giorni di fuoco, quindi ci poteva stare perdere un po' di terreno. Però è la partita col Bologna il più grande rammarico. Quella era la partita della svolta. Aspetta, c'è da dire che però non mi hai neanche mai ringraziato alla fine, tutto quello che è successo. Cioè? Figa, li abbiamo riportati in vita, vi abbiamo resuscitati. Ma allora, io quella partita non pensavo mai al mondo prima di quella partita di vincerla, perché tanto insomma lo dicono i ricorsi storici, l'Inter a Torino vince una volta ogni morte di Papa. Io c'ero, però quando l'Inter vince a Torino... No, non questa, Stramaccioni, io c'ero Stramaccioni. Quando l'Inter vince a Torino è quasi sempre quando non te lo aspetti. Quando magari ti aspetti che vada, come magari potevo aspettarmelo con Conte, con la squadra forte, con Lukaku, con tutte quelle... Quando ti aspetti che possa andare a Torino a vincere, non vince mai. Quando ci va, che dovrebbe essere una mezza vittima sacrificata, allora lì magari salta fuori qualcosa. Però tu firmi per una sconfitta dell'Inter in Coppa Italia e una sconfitta del Milan dove ti pare a te tra Atalanta e Sassuolo? Sì. Cioè, al di là è che poi l'Inter... No, allora ragazzi, il campionato è più importante della Coppa Italia, non c'è bisogno però se il Milan perde non è detto che poi l'Inter le vada a vincere comunque tutte e due. Sì, però quella possibilità la vorrei. La vorresti? La vorrei, poi... sapendo anche che poi magari l'Inter va a Cagliari e a Cagliari non vince, come è successo a Bologna, chi lo sa. Stamattina a un mio amico interista gli ho detto, come noi abbiamo resuscitato il Genoa e gli abbiamo permesso di sognare la salvezza, voi dal vostro buon cuore dovreste fare lo stesso con il Cagliari, che si sono aggrappati. Ma guarda, no? Giulini secondo me, senza nulla contro quelli del Cagliari, che mi sta anche simpatico il Cagliari, però Giulini se lo merita di fare un giro in Serie B, secondo me. Se lo merita. Salutiamo Giulini che tra l'altro sta guardando il video e ciao presidente. Un abbraccio. No dai, al di là di questo, secondo te l'Inter, perché io ho questo dubbio, no? Anche ieri sera guardavo il Milan col Verona e da tifoso della Juve che affronterà l'Inter non sapevo bene che cosa dovevo tifare, perché se vince il Milan l'Inter c'ha un po' più di pressione e quindi magari perde un po' di concentrazione. Dall'altra parte ho pensato, se però il Milan perde, l'Inter si focalizza sul campionato o non vince, si focalizza sul campionato e quindi magari la Coppa Italia lascia da parte. Come ci arriva una squadra in questo momento? Non lo so, secondo me il fatto che ieri il Milan abbia vinto, almeno i tifosi li ha demoralizzati, perché ieri i più ottimisti, gli interisti più ottimisti ieri si aspettavano, speravano che fosse proprio la partita col Verona quella dove il Milan poteva fare l'inciampino, e non avendolo fatto, insomma, gli interisti l'hanno presa un po' come una bella botta. Ovviamente spero che i giocatori non l'abbiano presa come i tifosi, ma se anche i giocatori l'hanno presa un po' come i tifosi,
Inter gioca con la squadra migliore possibile, assolutamente. Ok, quindi c'ha in testa la Coppa Italia più che il campionato. Cioè, l'idea è, sta passando il messaggio che il campionato ormai, non, dato che non è più in vostra possibilità di dire il Milan inciampa, non inciampa, basta? Ma finito. Sai cosa? Secondo me l'Inter farà come l'Inter che vinse il triplete, nel senso che non farà calcoli. Io mi ricordo Mourinho, sì, anche nella finale di Coppa Italia, non è con che stava lì a dire c'ho la finale di Champions, c'ho il campionato, te le giochi tutte con la formazione migliore che puoi. Però secondo me è giusto così, perché... Però sai, lì una squadra consolidata, forte, una squadra in fiducia, sapeva che era forte. No, ma anche perché poi se guardi la panchina dell'Inter, che turnover devi fare? Che abbiamo una panchina dell'Udinese, una panchina da Udinese ci abbiamo, dai. Vuoi Bernardeschi? Non ci abbiamo neanche Deciglio. Ma sai che se facciamo cambio con Artur, forse... Te lo porto in spalla. No, guarda che davvero adesso... Fra lui, Gagliardini e Vecino, guarda, a parte gli scherzi, la panchina del centrocampo è da Udinese. No, dico, a parte gli scherzi, che adesso ci stiamo giocando, no, su queste cose qua, però ti saresti mai aspettato a inizio anno che saremmo arrivati Juve-Inter alla fine dell'anno a fare questi discorsi? Perché sono discorsi in cui nessuno è contento. Cioè, io non sono contento della mia stagione. Tu potresti essere Roma, non lo sai. Cioè, alla fine godo. Allora, ti dico la verità. Io mi ricordo un titolo della Gazzetta quest'estate, in agosto, che era scudetto in vendita, perché l'Inter si era appena privata di Lukaku, si era privata di Hakimi, e mi ricordo che comunque, insomma, c'era anche chi diceva l'Inter farà fatica a arrivare quarta. Poi bravo l'allenatore, bravi giocatori, hanno alzato le aspettative fino ad arrivare al punto dove lo scudetto comunque ce l'avevamo in mano. E quindi, dove adesso si guarda il lato negativo? Si guarda il lato negativo per i rimpianti, ma se andiamo ad analizzare la stagione complessiva dell'Inter... Voi potevate vincere tutto, ma il turno di Champions, i gironi di Champions, ha andato in finale di Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa, si giocherà lo scudetto comunque fino all'ultima giornata. Non è una stagione negativa, però... Sembra che la direzione sia quella che vincerà lo scudetto il Milan, che è una squadra, secondo me, un pochino meno forte. Non è così tanto meno forte, ma un pochino meno forte, quindi un po' di rammarico. Cioè. Ma penso anche che questa cosa, cioè, fosse stata una stagione in cui l'anno scorso non avevi vinto lo scudetto, probabilmente non avresti questa sensazione oggi. Cioè, il fatto che tu sia campione d'Italia in carica, arrivi a fine anno, che magari non vinci lo scudetto, una finale sempre a finale, la puoi perdere o non perdere, un po' secondo me questo lo senti. Cioè, io ho avuto la stessa sensazione l'anno di Sarri, che facciamo il cambio allenatore, no? Facciamo via Allegri dentro Sarri perché volevamo qualcosa in più, e c'era Cristiano Ronaldo. Era 8 anni che vincevi lo scudetto, vincere solo lo scudetto e non andare avanti in Champions, uscire addirittura agli ottavi, mi aveva dato un po' di fastidio. Secondo me nasce anche un po' dall'aspettativa che ti poni inizio stagione. Poi non so, magari tu partivi pessimista proprio per lo smantellamento dell'Inter e... Ma partivo pessimista, partivo con la consapevolezza che l'Inter era una squadra competitiva ma meno forte. Quindi, e anche dalla consapevolezza che l'allenatore che l'anno scorso ci ha portato a vincere lo scudetto è stato il primo a dire io me ne vado perché questa squadra secondo me non è all'altezza per rivincere, perché altrimenti sarebbe rimasto. Lo stesso allenatore da noi è scappato a luglio, non siamo arrivati fino alla Champions. Cioè, tante volte anche gli interisti che dicono se c'era Conte, ma Conte è stato il primo a non credere in questa squadra, perché altrimenti restava. Quindi mi viene da dire, allenatore nuovo, al primo anno, anche Conte al primo anno non ha vinto, al primo anno fa quello che ha fatto, però vedo molti interisti arrabbiati comunque, perché si vuole sempre la botte piena e la moglie ubriaca. Ti dico la verità, io se ci portiamo a casa 2 trofei, Supercoppa e Coppa Italia, per me non è affatto una stagione fallimentare. Poteva andare meglio? Sicuramente sì, ma poteva andare anche peggio. Certo. Se non vincessimo neanche la Coppa Italia, allora parliamone. I discorsi sarebbero un po' diversi. Alla fine, cioè, paradossalmente potrebbe goderne solo il Milan alla fine di questa stagione. Cioè, io l'ho già persa la Supercoppa, l'hai vinta te. Almeno la Coppa Italia, per non fare 0 titoli dopo 10 anni, mi piacerebbe.
poi magari ci spartiamo un trofeo a testa, io, te, il Milan. No, te pensa, te, il tuo problema è non fare zero titoli dopo 10 anni. Io l'ho fatto per 10 anni. lo so. Ma questa è una cosa che io ricordo sempre agli interisti, che vogliono sempre la botte piena e la moglie ubriaca. Cioè, siamo stati a zero titoli per 10 anni. In quel decennio lì, una Coppa Italia, cioè, l'avremmo vista veramente come qualcosa di straordinario. E adesso cosa facciamo? Se non vinciamo lo scudetto, una possibile doppietta Coppa Italia e Supercoppa la schifiamo? Io no. Ma capisco il discorso, perché io ti dico, io voglio vincere la Coppa Italia proprio per non tagliare questo cordone ombelicale con il rapporto della Juve che vinceva, perché è vero che non stiamo vincendo lo scudetto da 2 anni, però rimanere attaccati a dire però non hai mai smesso di vincere, sì, cioè, sì, è vero. È una sberla, se fai sono comunque titoli. Argomenti che ti puoi giocare nei momenti. No, dai, Luca, adesso non prendiamoci in giro. Cioè, le ultime due stagioni per la Juve sono io te lo dico, cioè, quest'estate, se dovessi vincere la Coppa Italia, io punterò a tutto. Quando i milanisti mi diranno campione d'Italia, io dirò 2 trofei. 2-1. Quindi l'anno scorso potevo dirtelo io che ti hai vinto lo scudetto, hai vinto 2-1, sì. Per me meglio noi. Sì, ovviamente io li avrei snobbati tuoi. Dopo ma lo so! Tutto il gioco delle parti, capito? Lo so bene come funziona. Oh, sai cosa? L'altra sera quando guardavo la Champions, che c'era Villarreal Liverpool, vi ho pensato e ho detto, ma pensa te che loro avevano tirato sull'Ajax, noi avevamo tirato sullo Sporting Lisbona, hanno rifatto i sorteggi, ci siamo beccati Liverpool e Villarreal. Voi avete detto, vabbè, è impossibile battere Liverpool, gli avete battuto i Downfield tipo solo voi. Noi abbiamo beccato Villarreal e ha detto, vabbè, cosa vuoi che sia, ha buttato fuori il Bayern. Veramente. Ma cosa vuol dire sta roba? Come la leggi? Cioè... Solo a noi ci poteva capitare una roba del genere, che poi con l'Ajax, secondo me, ce la saremmo anche giocata. Non dico che passavamo, però... E invece alla fine è finita che ce la siamo giocata contro la squadra che forse vincerà la Champions. Vabbè, insomma. E il Villarreal te lo aspettavi così? No. Ma cosa fa? No, io ero sicuro che, ovviamente ho buffato, ma ero sicuro che questa volta il Villarreal lo cacciavate fuori voi. Perché dai, non potrà la Juventus sempre andare fuori agli ottavi con il Lione, il Porto o l'Ajax di turno. Eccoci. Cioè, per la legge dei grandi numeri passerà quel turno un po' maledetto. Allora, e invece la prossima volta. La legge dei grandi numeri che mi hai citato adesso, io adesso te la riporto però, perché quando abbiamo fatto Juve-Inter allo Stadium, l'ultima che abbiamo giocato, l'Inter era 7 partite che non vinceva. La Juve invece era in un periodo positivo che non perdeva da non mi ricordo neanche quanto. E si diceva, per la legge dei grandi numeri sto giro vincerà l'Inter. E difatti è andata così, nonostante una partita magari non meritata dall'Inter. Ma infatti, adesso... in ottica Coppa Italia, ho un po' paura di questa legge dei grandi. Esatto. Perché Simone Inzaghi a voi vi batte sempre in finale, sempre. Ma non solo, aggiungo, rincaro la dose, quest'anno a San Siro in campionato 1-1 e non abbiamo vinto. Supercoppa abbiamo perso. In casa abbiamo perso, quindi legge dei grandi numeri stavolta... Quindi questa legge dei grandi numeri mi preoccupa un po', iniziano a diventare un po' grandi questi numeri. Sono enormi! Sì. Ascolta, e per il futuro cosa pensi, al di là dello scudetto della Coppa Italia tra Juve e Inter, che cosa ti aspetti quest'estate, come vedi che... Allora, innanzitutto mi aspetto di capire cosa succederà a livello societario, perché veramente ci sono tantissime voci, le prendo tutte con le pinze. Ci sono persone convinte, straconvinte, che l'Inter cambierà proprietà. Ci sono altri che invece dicono assolutamente non è possibile questa cosa. Quindi io sono molto curioso di vedere cosa succederà nel mese successivo alla fine del campionato. Okay. Se l'Inter non dovesse cambiare proprietà e dovesse rimanere Zhang, so già cosa mi aspetta, nel senso che sicuramente... Non mi aspetto un mercato faraonico. Probabilmente l'anno scorso abbiamo venduto 2 giocatori, magari quest'anno non ci sarà bisogno di venderne 2, ma credo che uno forse potrebbe partire. Lautaro. Al contrario, se dovessimo cambiare società e dovessero arrivare sti arabi come qualcuno paventa, vabbè, magari succedesse, allora insomma... cambierebbero un po' le prospettive. Se dovesse rimanere Zhang, mi aspetto di fare come quest'anno, okay. Autofinanziamento. Cercare di barcamenarmi sul livello che ho adesso. Ma pensi che sia Lautaro il giocatore?
Secondo me quello che è un po' più appetibile a livello di mercato probabilmente credo che sia Lautaro. Poi magari anche Bastoni o Barella possono avere mercato sicuramente, però secondo me se rimanesse Zhang, se dovesse arrivare uno con 70-80 milioni per Lautaro, l'Inter farebbe fatica a dire no. Sai perché ti parlo di Lautaro? Perché tanto arriva quell'altro. Voglio capire, secondo te arriva quell'altro davvero, lo fa lo sgarbo, cosa succede? Allora, con Marotta i rapporti sono buoni, da sempre. Ma io adesso ti dico qui una cosa. Vai. Che tanto siamo solo io e te. Sì. No, non c'è nessuno che... alziamo il volume, vai. Se dovesse arrivare Dybala, ovviamente io anche un po' per il gioco delle parti, anche un po' per lo sgarbo alla Juventus, lo faccio passare per Maradona, lo faccio passare. Tanto non ci sente nessuno. Sì. Sto già immaginando le mie storie. Dentro di me non so se è proprio il giocatore che ci può far passare, fare il salto di qualità. Gli ultimi due anni di Dybala non mi sono piaciuti. Molti infortuni, non so quanti veri, non so quanti presunti. E non, la coppia Lautaro-Dybala secondo me è una coppia che non si integra bene. E Dybala-Dzeko? No, io Dybala non lo vedo che si integra bene con nessuno dei nostri attaccanti, perché noi abbiamo tutti attaccanti che giocano lontano dall'area di rigore. Che girano tutti. Perché Dzeko sta alla tre quarti, Lautaro non è una prima punta vera, anche se ogni tanto gliela provano a far fare e nell'Argentina magari lo fa, ma il calcio sudamericano è un'altra roba. Correa non è una prima punta, Sanchez non è una prima punta, Dybala non è una prima punta. Secondo me, a me, io rivoglio la prima punta grande grossa che ha Lukaku. Fame di magari. Lukaku Dybala. Ecco, allora sì. Allora sì che cominciamo. Ma Lukaku, se tornasse Lukaku, mi andrebbe bene anche Lukaku Lautaro. Ah, ci credo, perché ci ha vinto lo scudetto. Era una cosa che si intendeva meraviglia, giocavano occhi chiusi, giocavano. Invece Dzeko è un giocatore diverso, un giocatore che delle volte mi sembra che faccia il centrocampista aggiunto, mi sembra che faccia. Però aspetta un attimo, adesso ti metto di fronte a una scelta difficile. Cioè preferiresti una coppia che si integra bene in campo e che quindi ne vai a beneficiare, o la possibilità di dire che in due anni hai preso il numero 10 di Juve e Milan a parametro zero? Beh, bella comunque questa cosa, eh. È una domanda che questa cosa dovrebbe stimolarti. Che sorriso che c'è. Bella, sarebbe molto divertente, sarebbe questa opzione. Più che il campo. Ma comunque, se dovesse arrivare Dybala, mi vado subito a comprare la maglia. Subito, immediatamente. Subito. Adesso due domande scomode, poi siamo alla fine. La prima. Vai. Quando a gennaio abbiamo preso Vlahovic, hai pensato anche solo per un istante, adesso questi ci riprendono sullo scudetto? Sì, ma più che pensarlo lo si vedeva, perché insomma la Juventus aveva cominciato a vincere un po' di partite, se buttava qualche punto in meno era lì in lotta per lo scudetto. Siamo arrivati al punto addirittura che se voi vincevate lo scontro diretto con l'Inter eravate tornati in piena corsa per lo scudetto, quindi cioè, ne parlavo l'altro giorno con un mio amico juventino, la Juve non ha avuto Vlahovic nella prima parte della stagione e non ha avuto Chiesa nella seconda parte della stagione. Se li avesse avuti per tutta la stagione entrambi, nonostante il gioco brutto che fa la Juventus, perché è brutto, probabilmente sarebbe stata in lotta fino all'ultimo giorno anche lei per lo scudetto. Infatti la domanda più scomoda che mi tengo per ultima è questa: quando poco prima del fischio d'inizio di quella partita lì dello stadium di Serie A, quanta paura avevi, quanta certezza avevi che magari quella serata potesse rubarti lo scudetto? Parecchia. Cioè sentivi parecchia, proprio... Parecchia, sentivo molto la pressione e no, non ho problemi a dire che pensavo, oddio, questi se ci battono noi dobbiamo pensare al quarto posto poi dopo. Però pensavi che potesse davvero... Cioè eri più sul oddio succede o... Ma no, dai, cioè, se proprio ce la facciamo. Io ti dico la verità, quella partita lì ero pessimista. Ma è sempre così. Ma sai cos'è? Io quando sono pessimista, l'Inter vince. Quando me la sento un po' che dico, cazzo, siamo più forti. Cioè, ti faccio due esempi. A Torino, io ero pessimista. Abbiamo vinto. Il derby di ritorno col Milan, della doppietta di Giroud, io ero, non dico tranquillo, però dicevo, cazzo, siamo più forti, dai. Poi la partita era anche cominciata 70 minuti di quasi dominio, cioè
quella lì me la sentivo bene, persa. Sempre così, quando me la sento bene non vinco e quando me la sento male vinco. Quindi come te la senti questa di mercoledì? Te lo devo dire veramente? Dimmelo, ti prego, che decido se andare allo stadio male. No, 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 è la Supercoppa? Ma la Supercoppa me la sentivo benino invece. Oh beh, allora boh, posto, allora non vale più questo teorema, il teorema Mastrangelo è stato distrutto. Così. Va bene, no, perché ti dico sinceramente, io sento di essere sfavorito mercoledì. Cioè mi sento quello che parte dietro. È una partita secca. Toh, vabbè, se proprio uno vuole magari guardare la classifica, vabbè, dice 55 Inter, 45 Juve. No, però noi non abbiamo mai vinto finale, mai vinto uno scontro diretto quest'anno. Nessuno, non abbiamo battuto Milan, Inter, Napoli, mai. Mai. Sì, però Atalanta, mai. Tutte le partite che avete fatto con l'Inter sono state decise proprio sempre una al 120esimo, sì. L'altra l'abbiamo vinta a Torino che non meritavamo non si sa di come. Vincere. Non si quella sa a Milano come. La meritavamo di vincere, non l'abbiamo vinta. Sono sempre state molto tirate come partite, eh? Non è che poi le finali sono così. Amigo, le finali sono così. E io ti dico la verità. Io farei giocare Amigo contro la Juventus, farei giocare Lautaro Sanchez. Il problema sai qual è? Che io non farei giocare Alessandro, ma c'è solo lui. Ma l'alternativa è? Ah no, cioè De Sciglio squalificato. Vabbè, Pellegrini. Allora l'alternativa è De Sciglio. No, non squalificato. Mi sembra che De Sciglio delle ultime partite sia. No, va bene. C'è Luca Pellegrini, Morata l'ha rotto in allenamento l'altro giorno, gli ha spaccato una io caviglia. Sinceramente, fra Alessandro e De Sciglio, lasciando perdere la cappella che ha fatto contro di noi in Supercoppa, io fra Alessandro e De Sciglio preferisco quasi sempre Alessandro. Pur non essendo. Sì, non è che stiamo parlando. A me De Sciglio non mi piace proprio, guarda. No, però non è che stiamo parlando di Marcelo Roberto Carlos. Chi faccio giocare nel Brasile? No, non è quella la scelta. Va bene, Luke, grazie per la chiacchierata. Poi questo video lo facciamo uscire proprio il giorno della partita e vediamo cosa succede. Io sarò in viaggio per Roma in questo istante quando uscirà il video. Vado giù. Io resto a Milano a gufare. Maledetto a bastardo. Ah, solo me. Non lo fare te. Solo me. Va bene, fare io te. Userò i metodi di Daniele Brogna. Oh, cazzo, sono infallibile. Oh. Ah, però sei avanti con i lavori te. Sono portato avanti. Sei avanti con i lavori te. Luke, grazie mille. I ragazzi troveranno il tag del tuo canale qui sopra nel titolo e nella descrizione. E oh, domani nessuno dei uno dei due non riderà. Adesso tutti qua belli sorridenti. Speriamo che sei tu. No, no, stavolta devi essere. Basta, eh. Oh, basta, eh. Lo siamo. Basta. Ciao. È stato bello, arrivederci. Sì, alla prossima.